Grazie Sergio, è come sempre un onore per noi ospitarvi presso la nostra sede. Io parlo a nome di tutto il gruppo di lavoro e quindi Maddalena Rabitti, Diana Mosticarlello e poi tutti i ragazzi, dottori di ricerca, ricercatori che hanno lavorato e collaborato con noi in questo rapporto. Come sapete ormai sono 14 anni che lavoriamo insieme. E abbiamo iniziato tanti anni fa con i temi del codice del consumo e abbiamo sviluppato gli ultimi anni su temi del tutto diversi che sembra con i consumatori non abbiano nulla a che fare. Provocatorio, ma poi alla fine vedrete perché. Di fatto ci stiamo occupando da 3-4 anni dei temi del digitale, quindi social economy, sharing economy, pian piano abbiamo abbandonato la definizione di moda e siamo andati al solo, al cuore del problema. Abbiamo visto l'evoluzione europea e quindi tutti i limiti che questa evoluzione sta mostrando nel tempo e soprattutto il limite strutturale proprio di concezione della regolazione, cioè noi no, non abbiamo oggi una regolazione in Europa in grado di gestire la rivoluzione digitale. Abbiamo concettualmente una matrice, l'abbiamo definita così, poi abbiamo elaborato alcuni termini che ormai sono del gergo comune. Insomma, la matrice regolatoria è quella che noi abbiamo individuato un po' arbitrariamente qualche anno fa, dei silos, no? I silos verticali e orizzontali. Corrisponde alla realtà, nel senso che abbiamo normative di settore sempre più tecniche che disciplinano i mercati, quindi inseguono gli operatori nelle dinamiche del mercato reale, quindi per le comunicazioni, energia, gas, mercati finanziari, banche, assicurazioni, eccetera. E discipline che si allontanano dal codice e diventano sempre più norme che noi inizialmente codificavamo con gli strumenti che sono classici del diritto continentale, quindi andavamo a cercare criteri di generalità, specialità. Tutto questo perché? Perché queste norme verticali intersecavano poi delle norme orizzontali che si applicano a tutti i settori e che dovevano, secondo la concezione originaria dell'Unione, risultare da ancoraggio per evitare che poi appunto le norme verticali andassero ciascuna per conto proprio. E queste non erano tanto i codici nazionali, perché l'Unione evidentemente di questa si disinteressa, ma erano alcune norme generali che venivano dai trattati e quindi la concorrenza, prima tra tutti, che era già lì a disposizione e aveva decine di anni di giurisprudenza che avevano consolidato un sistema. Poi, pian piano, la disciplina sulla protezione dei dati personali, che diventava una norma sempre più rilevante come ancora, e poi il codice del consumo, quindi le norme a tutela dei consumatori. Queste erano le tre discipline generali a cui tutto il sistema doveva ancorarsi. E siamo andati avanti con questa concezione che era però più ideale che non reale, perché presupponevamo che ci fosse una matrice con norme orizzontali e verticali, eravamo lì come geometri più che con ingegneri, stavamo col goniometro per vedere se effettivamente l'angolo fosse retto, mentre in realtà la dinamica dei mercati poi è andata in tutt'altra direzione. Perché in alcuni casi i mercati hanno mostrato una convergenza e quindi le comunicazioni un po' con tutti gli altri, le assicurazioni con le banche, i servizi a rete, quindi energia, gas, eccetera. E per altro verso invece su alcuni ambiti hanno cominciato a divergere, perché questo lo sapete, insomma, lo diciamo da sempre, noi abbiamo un peccato originale che è regolatorio, ed è la direttiva 2031 che nel 2000 consentì una deroga alla regolazione, un sandbox ante litteram, una deroga per cui abbiamo pensato che gli ISP, i primi operatori che erano nati per interconnettere a rete, non dovessero essere regolati. Poi negli anni abbiamo
detto che ancora non erano cresciuti abbastanza, non era abbastanza, poi alla fine quando abbiamo provato a regolarli erano troppo forti loro per essere regolati, per cui ci siamo trovati di fronte a dei giganti da gestire. E il tema quindi è che la matrice che è stata pensata all'epoca oggi non è più applicabile. Alcune realtà sono diverse da come le abbiamo immaginate, altre pian piano si sono sgretolate, proprio come la matrice no? Che pian piano mostra non più l'immagine ma i numeri che la compongono. E il codice del consumo è uno di questi, cioè parlando di sgretolamento è proprio l'ancora che pian piano è venuta meno. Perché? Perché il codice del consumo era qualcosa più ampio della tutela del consumatore, ma il consumatore si è trasformato poi di volta in volta in assicurato, in investitore, in trasportato e quindi le norme sono state sempre più di dettaglio. Quindi il codice del consumo di fatto è stato svuotato, il diritto della concorrenza ha mostrato dei limiti nell'applicazione perché un settore che per definizione basa la propria attività con interventi sui test di prezzo ha difficoltà a intervenire in un mercato in cui il prezzo non è monetario. Una disciplina che per definizione è backward looking, quindi interviene sulle violazioni di mercato, ha difficoltà a intervenire in un modo efficace in un mercato che si evolve molto rapidamente, in cui gli operatori quelle violazioni le hanno già scontate e contabilizzate. C'è un ambito in cui in verità il diritto della concorrenza già adesso, senza modifiche, senza modernizzazioni, può intervenire in modo efficace ed è quello delle concentrazioni, perché lì la visione è forward looking e c'è una possibilità di intervento regolatorio effettivo. Su questo piano diciamo che la Commissione europea è stata particolarmente distratta negli ultimi anni quando si è trovata a disciplinare. Però la concorrenza diventa uno strumento che comunque sta lì e quindi dobbiamo imparare a utilizzare. L'autorità nazionale è stata un po' più coraggiosa e quindi ha fatto degli interventi che sono interventi di tipo concorrenziale ma strutturalmente regolatori, cioè sono indirizzati appunto a consentire al mercato di prendere una direzione. Quanto riguarda l'altro ancoraggio, cioè la tutela dei dati personali, la riforma è recente, la stiamo applicando, è la norma più moderna in assoluto. Nel momento in cui si sgretolano i silos verticali delle varie regolazioni, in una conversazione con il dottor Busi, diciamo, giustamente dava questa immagine, è l'individuo che va a ricreare i silos e i silos questa volta sono a tutela perché è l'individuo che segmenta e perimetra il modo in cui vuole consentire che gli altri gestiscano i dati. E tutto questo però rimane sempre nell'ambito di quella matrice regolatoria in cui diciamo, le regolazioni non sono più dritte, cominciano a essere a prendere ognuna la propria direzione e quindi ovviamente va ripensata la struttura, cioè il modo in cui noi andiamo a regolare questi sistemi, perché altrimenti saremo presi affannosamente a gestire l'emergenza di conflitti concreti. E quindi nella storia, no, le pratiche commerciali scorrette con le due autorità, ma adesso con la PSD2 andiamo a vedere se il consenso che è dato in base a GDPR è anche il consenso della direttiva o qualcosa di diverso, però sono questioni che superiamo poi con l'interpretazione, non vanno al cuore del problema. Il cuore del problema qual è? È che abbiamo bisogno di nuovo di un intervento un po' più alto. Perché dico questo? Perché noi lavoriamo tutti quanti, gli operatori del settore, le autorità, noi che studiamo, poi non abbiamo il peso delle scelte, quindi siamo un po' più liberi nel dire. Insomma, ci troviamo di fronte a una realtà in cui di fatto la quotidianità ci porta a questioni concrete. Questioni concrete sono quelle di contrapposizione. Però ci troviamo tutti quanti ad affrontare un'applicazione delle norme europee, che sono regolamenti, direttive di massima armonizzazione, che sembrano tecnicamente molto precise e quindi anche spesso rigide,
ma che in realtà nell'applicazione lasciano anche discrezionalità. E questo perché la regolazione europea è una regolazione che non va più sulla fattispecie, ma va sull'obiettivo e sulle finalità. E quindi è chiaro, spetta alle autorità nazionali poi individuare le modalità di applicazione. Questo comporta poi un rischio, che è il rischio della concorrenza tra gli ordinamenti, perché a seconda di come le autorità nazionali intervengono, evidentemente c'è una possibilità di divergenza, ma comporta anche un'opportunità, perché tutte le autorità, ciascuna a modo suo, perché poi i segmenti orizzontali, insomma, sono ciascuno a modo suo, però si relaziona con le altre autorità nazionali, con l'autorità europea quando esiste, la Commissione in assenza che ne fa le veci, e quindi possono intervenire nel modo che noi abbiamo qualificato come circolo regolatorio. Circolo regolatorio cos'è? È l'individuazione di best practices sul mercato che poi le autorità di regolazione trasformano in benchmark e quindi con interventi specifici regolatori possono qualificarle come tale, le condividono nel consesso europeo dei regolatori, le portano in quell'ambito alla Commissione, che poi tutte le autorità sono appunto in via diretta o indiretta, come sapete, consulenti della Commissione. La Commissione europea cosa fa? Adotta atti esecutivi direttamente oppure elabora proposte normative e queste norme tornano nell'ambito nazionale. Il vantaggio del circolo regolatorio, che a nostro avviso è essenziale in un mercato che va così veloce, è che le norme non diventano vincolanti quando hanno completato il cerchio, ma lo sono dall'inizio, cioè dal momento in cui l'autorità le codifica. Questo serve per evitare cosa? Per evitare quello che sta accadendo adesso e su cui lancio un allarme, spero che poi le autorità possano dire qualcosa su questo. Perché l'evoluzione a cui stiamo assistendo è quella di un tentativo di modernizzare il diritto della concorrenza, rendere il diritto della tutela dei dati personali coerente e compatibile con la digitalizzazione, è quello che nasce già in quest'ottica, quindi però ovviamente va applicato in quest'ambito. E quindi di fare delle modifiche a tutto il portato normativo che è in vigore fino adesso. Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche appena adottato è questo. Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche che dovrebbe essere il pivot su cui fonda, no, il nuovo diritto europeo del digitale è la sistematizzazione delle direttive che partono nel 1990 e là siamo ancora. Cioè tutto quello che sta accadendo oggi è un mondo parallelo di cui non si ha contezza. E quello che accadrà adesso è che l'intervento dell'Unione sarà di nuovo un intervento un po' più alto, quindi per principi e obiettivi e non più con norme specifiche. Il Digital Single Act che dovrebbe essere adottato rapidamente va in quella direzione, però attenzione. Attenzione perché il rischio, se non abbiamo ben presente l'obiettivo e quindi una strategia regolatoria che poi viene applicata con gli strumenti concreti e quindi con la tattica, è quello di fare l'errore che è stato fatto adesso, perché il regolamento è entrato in vigore, è stato pubblicato un mese fa, entrerà in vigore a luglio del 2020, è quello sulle piattaforme elettroniche. Sulle piattaforme digitali il regolamento europeo adotta dei principi che siamo un'università che se le imprese transnazionali digitali avessero dovuto pensarlo non avrebbero fatto di meglio perché codifica e cristallizza la situazione attuale, pone degli obblighi generali di trasparenza e di equità. Che sono esattamente quelli che le piattaforme sono disposte ad offrire e impone addirittura alle piattaforme cosa? Degli strumenti per la soluzione delle controversie. Ora su questo mi fermo un attimo prima di chiudere perché è un tema che va al di là probabilmente della matrice regolatoria.
Noi ci troviamo di fronte a società transnazionali digitali che obiettivamente operano in tutti i paesi e stanno applicando policies che vanno oltre quella dei singoli paesi, dei singoli ordinamenti regionali. Perché quando parlate con Google, Facebook, con Amazon o quant'altro, insomma, vi dicono cosa? Noi abbiamo l'Unione Europea, gli Stati Uniti, la Cina. Ciascuna ha delle norme diverse, all'interno dell'Unione le state applicando voi stessi in modo diverso, noi cosa facciamo? Noi abbiamo delle policies interne, quindi stiamo elaborando un nostro diritto che applichiamo che è più o meno conforme alla vostra disciplina. La norma più avanzata che viene applicata è il GDPR, ma sappiamo che il GDPR ha dei limiti, limiti che sappiamo che sono quelli territoriali, la Corte di Giustizia ce l'ha ribadito 2 mesi fa, che non si può applicare il GDPR con un'efficacia extraterritoriale. Quindi abbiamo un perimetro che più o meno è definito. Però, ad esempio, il GDPR ha degli elementi che possono essere utilizzati a vantaggio dell'individuo, non solo consumatore. Ad esempio, ha una clausola giurisdizionale che ancora la giurisdizione delle attività di questi operatori al paese in cui opera e in cui c'è la controparte. Un regolamento che va nella direzione opposta e quindi consente agli operatori un'autonomia anche su questo fronte è un regolamento che apre un vulnus enorme al sistema perché di fatto gli operatori oggi elaborano degli strumenti di soluzione alla controversia che diventano autonomi, sempre più autonomi, e stanno andando nell'ottica di soluzioni automatiche delle controversie. Oggi con gli oracoli, domani con gli smart contracts via algoritmo. È l'algoritmo che ha una capacità predittiva tale da individuare la soluzione idonea e più adeguata alla controversia. A questo punto manca l'ancoraggio alla giurisdizione e noi possiamo fare tutte le riforme che vogliamo, inventarci rimatrice o elaborare strategie diverse, ma non arriveremo a intercettare l'attività di questi operatori.